Non ci mettiamo a raccogliere liste raffazzonate alla meno peggio, dove c'è tutto il contrario di tutto. Persino persone che fino all'altro ieri, e quando dico l'altro ieri lo dico in senso letterale, l'altro ieri ricoprivano ruoli di governo in questa città, adesso cambiano schieramento e si presentano in altre liste. Noi non lo faremo! Perché è un metodo che non ci assomiglia e perché è il metodo che ha portato alle elezioni di questo Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale inconcludente, inoperoso, ingovernabile, incapace di una svolta vera che i cittadini chiedono in questo Paese. Noi non lo faremo per questo. Noi faremo una scelta diversa, abbiamo fatto una scelta diversa, quella cioè di partire da una coalizione che ha idee precise, che ha una visione del mondo, che ha una visione delle cose, che ha una forte connotazione politica, che ha valori che tutti conoscono. La difesa dei beni comuni, la trasparenza, la legalità, l'ecologia, l'ambiente, ma che vogliono, partendo da questi valori, da questa visione del mondo, parlare a tutta la comunità. E noi è questo che faremo, parleremo a tutta la comunità e affideremo ai nostri giovani e non solo il nostro messaggio di cambiamento di questa comunità. E lo faremo proprio partendo da questa forza straordinaria, lo dicevo prima, da questi ragazzi che hanno firmato e distribuito il pezzo che vi è stato consegnato e che stiamo distribuendo in tutto il Paese. Hanno voluto sottoscrivere col nome e cognome la propria volontà di cambiamento, una generazione che per troppo tempo si è sentita dire di fare un passo indietro, una generazione che per troppo tempo si è sentita dire che non è pronta, che non è il momento, che si è vista chiedere un passo indietro in nome di un futuro radioso che però non arriva mai, mentre quella generazione vuole vivere il presente e vuole affermarsi nel presente. Come persone, come uomini, come donne, come genitori, come amministratori di una città che amano e che vogliono cambiare nel profondo. Questa generazione è forte perché lotta quotidianamente per affermarsi non solo nella politica, ma nella società, nell'economia, nel mondo del lavoro, delle professioni, ma è forte anche perché non è sola, perché è sostenuta da persone meno giovani che per tutta la vita si sono battute per quegli stessi ideali di progresso, giustizia sociale, solidarietà, eguaglianza e che vedono come una loro conquista il fatto che quelle idee possano trovare gambe nuove su cui correre verso il futuro. Queste persone saranno protagoniste con questi giovani della nostra campagna elettorale e questo è il patto civile che abbiamo realizzato in questi anni nel Partito Democratico e non solo. Una relazione profonda di rispetto reciproco che riconosce ognuna all'altro il valore dell'esperienza e che riconosce anche che arriva un momento nella vita in cui le nuove generazioni debbono assumersi responsabilità nuove e affrontare le difficoltà con la propria faccia. A queste persone diciamo grazie di avervi con noi, a sostenerci, a collaborare per cambiare questa città. Ed è questa esperienza che noi abbiamo realizzato in questi anni, dove abbiamo tenuto accesa una speranza in quel luogo sotto i portici. Il Partito Democratico ha realizzato questa relazione preziosa, ed è questa esperienza che assieme ai compagni e agli amici di Mister Bianco Bene Comune, che racchiude tre partiti della sinistra con idee e battaglie precise da portare avanti, vogliamo offrire a questa città. Con il coraggio che ci ha visto intraprendere questa avventura, un coraggio che abbiamo dimostrato anche in tempi più recenti, quando abbiamo deciso di mettere a disposizione questa esperienza straordinaria, questo metodo, un metodo di squadra, un metodo partecipativo, un metodo che vede nel collettivo la forza dirompente che può cambiare le cose, perché se un sogno non è collettivo allora non è e non può farcela.
questa esperienza abbiamo deciso di metterla a servizio della comunità. E quando si è diffusa la notizia che il centrodestra si era unificato e che forze politiche che si sono combattute in tutta la Sicilia e anche a Mister Bianco avevano trovato un'unità di intenti, allora abbiamo aperto una discussione nel partito. Tutti lo sanno e tutti lo devono sapere. Abbiamo aperto una discussione dolorosa e generosa. Dolorosa perché vissuta da quelli che ci avevano creduto per primi quasi come un tradimento. E generosa perché per senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità abbiamo messo a disposizione della nostra comunità quello che di più prezioso avevamo, le speranze che avevamo suscitato. E allora quelle speranze abbiamo deciso in una discussione aperta, lunga e dolorosa di metterle a disposizione, per senso di responsabilità. Tutti lo sanno, quando si è diffusa la notizia dell'unificazione del centrodestra sotto un unico candidato, abbiamo ricevuto una richiesta di incontro da parte di Nino Di Guardo. E abbiamo deciso, dopo aver discusso nel partito, di accettare, di mettere, ripeto, a disposizione la nostra esperienza. L'abbiamo fatto con un mandato preciso. Il mandato preciso era quello di ascoltare e quello di verificare se ci fossero le condizioni per stringere un'alleanza, non di facciata, ma un'alleanza basata su dati concreti, su una visione comune, su un metodo comune. Ci siamo incontrati in un luogo ufficiale, nei locali della Federazione Provinciale del Partito Democratico, senza chiedere alcuna contropartita materiale, vice sindaco, assessore, ho sentito di tutto in queste settimane, ho letto di tutto, volgarità nei canali internet, nei giornali. Siamo andati lì offrendo la nostra esperienza e chiedendo soprattutto rispetto. Chiedendo soprattutto il riconoscimento delle battaglie che in questi anni in solitudine il Partito Democratico ha fatto, tenendo accesa la fiammella della speranza al Mister Bianco, a partire dalla battaglia sulla discarica, la battaglia sui rifiuti, sulle bollette. Abbiamo chiesto poi garanzie effettive di collegialità nelle decisioni. Abbiamo chiesto che la coalizione avesse una forte connotazione politica, perché vanno bene le liste civiche, sono utili, sono piene di gente per bene, ma è chiaro che una coalizione si deve costruire su un'idea della città e sulle cose da fare. Abbiamo chiesto il rispetto e l'acquisizione dei punti programmatici che nel corso dei mesi, grazie alle assemblee pubbliche che abbiamo organizzato, avevamo costruito insieme ai cittadini, perché questo è il metodo che noi abbiamo inaugurato e questo è il metodo che promettiamo di mantenere al governo della città. Un metodo partecipativo che chiede il contributo di tutti, perché tutti sono utili e nessuno è indispensabile, perché vanno bene i padri ma non i padroni, e noi riconosciamo l'esperienza e il valore di tutti, ma vogliamo contare e vogliamo dire la nostra così come tutti i cittadini. E il riconoscimento però non c'è stato, e allora non comprendiamo, vi dico la verità, non comprendiamo l'appello che Nino al Cinema Trinacria ha fatto domenica, perché evidentemente si tratta di un tatticismo esasperato, di un tatticismo che vuole evidentemente confondere le responsabilità che non sono nostre, ma di chi già 6 mesi fa ha detto no alle primarie, già 6 mesi fa ha detto no a un percorso comune, già 6 mesi fa non ha voluto riconoscere il valore dei suoi compagni. E badate, guardate, non so quanti di voi lo sanno, le primarie nello statuto del nostro partito non sono un capriccio, ma sono una norma, una regola fondamentale di chi decide di aderire a un partito. E la regola non può essere utilizzata a convenienza o scaricata a convenienza.
È facile adesso ironizzare sullo strumento delle primarie, soprattutto dopo l'esito infausto delle primarie di Palermo. E certamente le primarie non sono uno strumento da perfezionare, da modificare, ma tutti devono sapere, nessuno dice, che le primarie in tantissime realtà in Italia, anche in Sicilia, a Caltagirone, in altre realtà, hanno rappresentato un grande strumento di democrazia e di partecipazione, di elaborazione politica, e soprattutto hanno garantito un esito unitario e vittorioso per la coalizione di centrosinistra. Unitario e vittorioso, questo è il significato delle primarie. E allora, dopo il no alle primarie, è arrivato un altro no, un no che ha fatto più male, un no che ha ferito, perché noi abbiamo messo a disposizione della comunità, ripeto, la cosa più preziosa, le relazioni, l'esperienza che abbiamo costruito in questi mesi, la speranza che abbiamo suscitato. E allora dico a Nino, come vogliamo continuare in questa campagna elettorale? Vogliamo continuare a parlarci addosso, a sparlarci addosso? O forse è meglio parlare di come vogliamo cambiare il paese, di quello che vogliamo fare per il riscatto della nostra comunità? Dobbiamo parlarci addosso? Dobbiamo sparlarci addosso oppure dobbiamo forse concentrarci su quelli che entrambi consideriamo gli avversari comuni? Coloro che hanno devastato in 10 anni questa comunità e questo paese. A noi la scelta, noi vorremmo continuare a impostare la campagna elettorale così come abbiamo fatto, parlando delle cose concrete e di quello che vogliamo fare per cambiare questo paese. E poi vogliamo continuare a esprimere, come abbiamo fatto in questi anni, dai banchi del Consiglio Comunale, da questi palchi, parlando con le persone, il giudizio che diamo di questi 10 anni di centrodestra. Dobbiamo chiederci assieme, amici, compagni, cittadini, dobbiamo chiederci assieme cosa è successo a Mister Bianco. Come mai forze politiche notabili che si sono ammanicati fino all'altro giorno a Mister Bianco e non solo, qui hanno stretto un patto. Qual è il patto di potere che li lega? Qual è? Queste cose dobbiamo chiedere. E loro, sotto il volto presentabile di Nino Condorelli, ripropongono lo stesso schema politico che ha portato questa comunità al disastro. La stessa maggioranza che ha tagliato l'asilo nido, che ha tagliato l'assistenza domiciliare agli anziani, che ha tagliato il trasporto pubblico, che ha indebitato il nostro comune per realizzare opere pubbliche inutili, che ha perso occasioni di sviluppo preziose, non chiedendo conto e ragione sulle ricadute occupazionali degli investimenti privati nelle nuove zone commerciali. Di queste cose dobbiamo parlare, di queste cose dobbiamo chiedere conto. Questo centrodestra ormai ha l'epilogo, il cui epilogo rischia di essere ridicolo se non fosse drammatico. In questi oggi hanno inaugurato per la terza volta il campo sportivo, è una vergogna! Hanno pubblicato il numero celebrativo di un giornale che non esce da 2 anni, è una vergogna! E adesso vorrebbero forzare in consiglio comunale, in un consiglio comunale che ha esaurito la propria funzione e che per legge può essere riunito solamente per atti urgenti e prorogabili, vorrebbero forzare i tempi per l'approvazione della variante al piano regolatore della Humanitas. Io chiedo a Nino Condorelli di dissociarsi pubblicamente da questo modo di gestire la cosa pubblica, che non fa onore alla sua candidatura. Lo faccia pubblicamente. Serietà, serietà. E allora di queste cose dobbiamo parlare. Di queste cose le dobbiamo spiegare ai cittadini che ancora una volta
corrono il rischio di venire ingannati, di venire traditi da promesse facili. Da promesse facili, dobbiamo spiegare che cosa sono stati questi 10 anni di centrodestra e soprattutto dobbiamo parlare delle cose che vogliamo fare. Per noi il programma è tutto. Non è vero che il programma è secondario, non è vero che il programma è un orpello di cui si può fare a meno. In una fase come questa, con la crisi di cui parlava Mario, con il comune indebitato, con i tagli che vengono dalle finanziarie regionali e nazionali, il programma è tutto. Ci vogliono idee nuove, energie nuove e persone con la faccia pulita, le mani pulite, coerenti e trasparenti, in grado di realizzarlo e di operare una vera svolta democratica. E allora noi abbiamo deciso di fare questo tipo di campagna elettorale, stabilendo alcune priorità. La prima, che per noi è quella fondamentale, l'infanzia. La nostra idea è quella di fare di Mister Bianco la città delle bambine e dei bambini. Questa è la nostra idea. E non consideriamo la cura dell'infanzia un settore più o meno marginale dell'amministrazione pubblica. Noi la consideriamo il punto di partenza dal quale dipanare tutte le politiche che riguardano l'amministrazione pubblica. E allora la nostra proposta, che realizzeremo nei primi giorni, quando vinceremo le elezioni ed entreremo a governare al Comune, sarà questa, quella di realizzare all'interno del Comune un gruppo di lavoro con diverse competenze, urbanistica, commercio, segnaletica, pubblica istruzione, che possa ripensare l'intera città per renderla a misura di bambini e di bambine. È un segnale di attenzione che abbiamo già dimostrato nella campagna elettorale, non solo con la bellissima idea di Carmelo del libro da colorare con i punti di bilancio 2011, avevamo fatto una proposta che molti hanno considerato demagogica, ma che siamo pronti a sottoscrivere anche adesso, quella cioè di abbassare del 30% le indennità di tutti gli amministratori, giunta e consiglio comunale, per riaprire l'asilo nido comunale, perché sono questi i servizi che dobbiamo realizzare. È la qualità della vita pubblica di un comune, si misura attraverso questi servizi. Ma accanto a questo dobbiamo realizzare delle strutture nuove nella zona commerciale, attraverso l'esperienza dei micronidi, fare rete, mettere assieme le mamme che possono supplire a un ente locale che difficilmente potrebbe trovare le risorse per realizzare servizi ulteriori. Allora l'approccio che nelle regioni più evolute d'Italia funziona, cioè quella dei micronidi e dei nidi aziendali, noi lo vogliamo riproporre e porre come una delle nostre priorità. E poi vogliamo coinvolgere i bambini e le bambine nella cura dei beni comuni, che non sono solo l'acqua, l'aria, l'ambiente, ma anche e soprattutto le strutture, le numerose strutture che sono sorte in questi anni e che sono abbandonate. E allora quello che proponiamo è che ogni scuola adotti una struttura che ne curi la manutenzione e che ne possa ricavare un altissimo valore educativo, civico, perché è da lì che dobbiamo partire se vogliamo davvero progettare il futuro per la nostra città. E poi vogliamo utilizzare anche i beni confiscati alla mafia. Questa è una proposta che è venuta fuori in una delle nostre iniziative. Sapete, c'è questa associazione Libera che l'altra sera ha organizzato una bellissima manifestazione in ricordo delle vittime della mafia, che ci ha chiesto di inserire nel programma questa proposta, quella di destinare uno dei beni immobili confiscati alla mafia ad una struttura per bambini, dove si può promuovere la lettura dal
alta voce, dove si possono fare giocare, dove si può sviluppare la creatività e dove si possono educare non solo al senso civico ma anche alla legalità, che è la pietra su cui possiamo e dobbiamo fondare il nostro spirito civico e la città del futuro. E poi abbiamo parlato in questa campagna elettorale di lavoro. Qualcuno ci ha anche criticato perché è pericoloso parlare di lavoro in campagna elettorale, è pericoloso perché rischia di essere demagogico, ma non parlarne sarebbe un'omissione grave in un momento in cui tutti allevano a pane e promesse gli elettori. Noi abbiamo organizzato un'iniziativa dove senza fare promesse abbiamo garantito il nostro impegno per creare condizioni di sviluppo in questo paese, perché siamo coscienti del fatto che il comune non può creare direttamente posti di lavoro, ma un comune esercitando e un sindaco esercitando un ruolo che è innanzitutto un ruolo politico può concorrere a creare le condizioni per attrarre investimenti privati e realizzare opportunità di lavoro per i propri cittadini. E allora quello che proponiamo sarà il primo punto del nostro programma per il lavoro, è il metodo della concertazione, un vero e proprio patto per il lavoro che metta assieme imprese, sindacati ed enti locali in una politica attiva di promozione e di sviluppo dell'occupazione, che abbia i nostri residenti come effettivi protagonisti. Uno schema semplice: il comune garantisca alle imprese che intendono investire servizi, efficienza amministrativa, rapidità nell'istruttoria delle pratiche, le imprese garantiscano ricaduta occupazionale innanzitutto per i giovani del nostro territorio, garantiscano formazione in collaborazione con i sindacati e soprattutto partecipino anche finanziariamente alle iniziative culturali e turistiche del comune di Mister Bianco. Questo deve essere l'approccio, a partire dalla più importante iniziativa turistica, che è il carnevale, che deve essere rilanciato e al quale si deve dare continuità. La fondazione, che ovviamente sarà nel programma elettorale di tutti perché è una cosa ovvia, scontata, perché è una cosa che si sarebbe dovuta fare 10 anni fa, e 10 anni dopo siamo ancora a parlare della fondazione, una struttura che dovrebbe garantire continuità e che dovrebbe avere in primo luogo questo obiettivo e questa funzione, cioè quella di raccogliere fondi e sponsorizzazioni private per garantire continuità alla nostra più importante manifestazione, quella che crea turismo, un turismo vero e opportunità di sviluppo anche per il nostro centro storico e per le attività del nostro centro che rappresentano il cuore vitale della nostra comunità. E c'è da pensare anche ovviamente alle piccole imprese. Quello che abbiamo intenzione di proporre è la creazione di uno strumento finanziario, di un fondo di garanzia sul modello del Fondo Nazionale di Garanzia, cioè uno strumento che consenta e che incentivi le banche. Nel nostro territorio sono presenti ben 12 istituti di credito e noi crediamo che gli istituti di credito debbano partecipare anche loro o compartecipare allo sviluppo del territorio. E allora l'idea nostra è di coinvolgere nell'istituzione di 2 strumenti finanziari che possono agevolare le piccole imprese e aiutare i giovani che vogliono avviare delle imprese. Il primo è un fondo di garanzia, dicevo, sul modello del fondo di garanzia nazionale. Come funziona? Funziona che l'istituto di credito eroga una piccola somma, parte del rischio di insolvenza se lo accolla l'istituto bancario, il resto, come avviene per il fondo di garanzia nazionale, in quel caso è lo Stato, il resto se lo accolla il comune. Per i giovani che vogliono avviare un'impresa si può istituire, e noi vogliamo istituire, un'iniziativa di microcredito, in modo che si possa erogare un finanziamento a quelle imprese che possono, innovative, che possono dare la possibilità a un giovane di crearselo un impiego.
soprattutto in settori innovativi e strategici, quali possono essere quella del ciclo dei rifiuti, delle nuove tecnologie, della recettività in bed and breakfast, che è quello di cui ha bisogno il nostro paese se vuole davvero avviare una politica turistica che abbia un senso e un'opportunità. E l'idea è quella di finanziare questi due strumenti con gli importi IMU che vengono dalle grandi strutture di vendita, cioè destinare una parte dei ricavi della tassazione sulle grandi strutture di vendita proprio al finanziamento delle piccole strutture. In questo modo noi riusciremo finalmente a superare la contrapposizione tra grandi strutture di vendita e piccole strutture di vendita, superare questa contrapposizione e avviare uno sviluppo su tutto il territorio, che non lasci morti e feriti, ma che sia un'opportunità di crescita e di sviluppo, soprattutto per i nostri giovani. Poi siamo coscienti del fatto che l'edilizia è un'attività economica prevalente per lo sviluppo del nostro territorio. Allora l'impegno che devono prendersi il sindaco e il nuovo consiglio comunale è quello di portare a termine entro massimo 6 mesi l'approvazione dello schema di massima del piano regolatore, per poter dare la possibilità ai privati di costruire nelle regole, di fare attività, di impiantare imprese, di creare delle zone artigianali, di farlo nella massima legalità e di dare un'opportunità di sviluppo anche alle imprese edilizie che sono ferme al palo. E infine vogliamo sviluppare la vocazione turistica della nostra comunità. Mister Bianco ha una fortuna, la fortuna di essere al centro di un nodo viario strategico, il più importante della Sicilia orientale, a 10 minuti dall'aeroporto, e di avere un patrimonio di strutture culturali, un patrimonio di beni monumentali che possono costituire davvero una proposta turistica di assoluto rilievo. Allora la nostra idea è quella di istituire un collegamento che possa consentire ai turisti che per qualche giorno vengono a Catania di venire a Mister Bianco, e attraverso convenzioni con i negozi della zona commerciale e del centro storico poter realizzare un'offerta per cui chi viene qui può accedere a un circuito museale di tutto rilievo. Penso al Museo della Civiltà Contadina, che purtroppo è chiuso, penso al Museo della Cripta della Chiesa Mater, penso allo stabilimento di Monaco, penso al Museo del Carnevale, penso al Querceto del Campanarazzo. Abbiamo risorse straordinarie che dobbiamo mettere in rete e fare conoscere alle persone. Attraverso questo possiamo davvero e finalmente avviare una politica turistica che possa avere delle opportunità e possa dare delle opportunità. E poi lo citava Fina all'inizio, l'altro pallino fisso è quello dell'ambiente. E lì c'è una battaglia su tutte che occorre completare e portare avanti, quella per la chiusura della discarica di Tiriti, quella per bloccare l'ampliamento e chiudere definitivamente la discarica di Tiriti. È una battaglia ancora aperta e noi in questi anni abbiamo fatto davvero di tutto, una battaglia che è partita in salita perché la Regione ha concesso un ampliamento indiscriminato di 2,5 milioni di metri cubi per una discarica che dovrà servire mezza Sicilia, e l'ha fatto nel silenzio, nell'assenza di occhi che avrebbero dovuto vigilare adeguatamente e non hanno vigilato. E allora siamo partiti con un grosso handicap nell'affrontare questa battaglia difficilissima, ma non ci siamo arresi, e in questi anni abbiamo raccolto oltre 5.000 firme, abbiamo messo attorno a un tavolo tutte le forze politiche per la prima volta a Mister Bianco. Ma è chiaro che il sindaco può e deve fare di più per vincere questa battaglia, e deve essere chiaro che la chiusura definitiva passa per il blocco dell'ampliamento, perché se non si blocca l'ampliamento per ancora 10, 15, 20 anni la discarica continuerà ad esistere. E allora una delle battaglie che il prossimo sindaco in prima persona dovrà assumersi con determinazione, con continuità, deve essere questa.
assieme all'altra, non meno importante, della gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti, noi l'abbiamo scritto nel materiale di comunicazione che abbiamo fatto, l'abbiamo scritto nella lettera che vi è stata distribuita, la prossima iniziativa programmatica la faremo su questo tema che noi consideriamo un tema centrale, un tema, quello dell'ambiente, della gestione dei rifiuti centrale, questo sì, per il futuro della nostra comunità. E si deve mettere adesso mano al problema, per arrivare in 10 anni all'obiettivo ambiziosissimo ma possibile dei rifiuti zero. Rifiuti zero è proprio la strategia che noi vogliamo applicare, è una strategia conosciuta in tutto il mondo, ideata tra gli altri da un professore universitario americano, Paul Connett, che tra l'altro domani sarà proprio a Paternò alle 5, se qualcuno vuole andarci io vi direi di non perdere l'occasione. Ed è una strategia semplice che si basa su un principio semplice, che per buttare meno rifiuti in discarica se ne devono produrre meno, e allora è una strategia che intende promuovere comportamenti collettivi virtuosi che possano portare i cittadini a produrre intanto a monte meno rifiuti, a utilizzarne e riutilizzarne di più, e a improntare una raccolta dei rifiuti che miri non soltanto alla quantità ma anche alla qualità del rifiuto, perché se si differenzia bene un rifiuto è più facile che si possa riutilizzare, riciclare e riadattare. E allora questa è la strategia che noi proponiamo e su cui faremo un'iniziativa programmatica spiegando nel dettaglio che tipo di servizio immaginiamo per la nostra città. Anche qui il comune non gestisce più, da quando è in atto la riforma Ronchi, direttamente il servizio rifiuti. Perché prima c'era l'ATO, adesso ci sarà una società provinciale che a livello provinciale affiderà a una ditta privata il servizio per tutti e 58 i comuni, però è chiaro che il comune può e deve scegliere le modalità con cui si effettua il servizio nel proprio territorio, i costi che i cittadini devono sostenere per realizzare quel servizio. E noi vogliamo, come già abbiamo fatto lo scorso anno in Consiglio Comunale, facendo votare una mozione con l'indicazione di abbattere di 600.000 euro l'attuale costo del servizio dei rifiuti a Mister Bianco, vogliamo agire sul tema dei costi, vogliamo agire sulla leva degli orari, vogliamo agire sulle modalità della raccolta, sulla zonizzazione, insomma un progetto qualificato e completo di gestione dei rifiuti, che ci può consentire davvero in 10 anni di arrivare all'obiettivo ambizioso dei rifiuti zero. Ci sono già delle esperienze che hanno realizzato o stanno per realizzare questo obiettivo. In Italia sono già 70 i comuni che hanno adottato questa strategia. Il primo ad adottarlo è stato il comune di Capannori, in provincia di Lucca. È un comune di 47.000 abitanti, quindi è un comune delle dimensioni del nostro, che ha dimostrato che si può fare. Nel 2010 ha chiuso l'anno con l'82% di raccolta differenziata e ha eliminato totalmente i cassonetti. Nel comune di Capannori non ci sono più cassonetti. E allora, se ci sono idee nuove, se ci sono energie, se si elabora, se si studia, se si applicano pratiche virtuose, si possono cambiare davvero le cose. E allora il programma è davvero tutto. Davvero tutto. E poi c'è il tema della cultura. Il tema della cultura, lo diceva Fina, è un tema per noi fondamentale, tant'è che abbiamo deciso di chiudere la campagna elettorale proprio organizzando una grande festa della cultura, dove assieme alle associazioni, agli artisti, i tantissimi e numerosi artisti che ci sono nella comunità, porre la questione della cultura come valore fondante della nostra comunità, valore fondante su cui si può anche articolare una proposta di sviluppo economico per la nostra comunità. Mister Bianco ha delle
risorse materiali preziosissime e delle risorse immateriali straordinarie, a un associazionismo diffuso, una creatività diffusa, il carnevale, un numero straordinario di giovani artisti, di giovani musicisti, e poi ha delle straordinarie strutture materiali che in questi anni sono stati costruiti e adesso sono chiusi, abbandonati, e che noi abbiamo l'obbligo e il dovere morale di riaprire e di offrire alla nostra comunità. In primo luogo il laboratorio di città della zona toscana, una struttura unica nella provincia di Catania, che è stata inaugurata e adesso è chiusa. E allora la nostra proposta è quella di stipulare una convenzione con un ente pubblico o un ente privato che possa gestire la struttura e che possa organizzare, curandone anche la manutenzione, perché non dobbiamo nasconderci dietro il dito, c'è un problema che il comune ha di riuscire a gestire strutture così onerose. E allora, se vogliamo davvero mettere a servizio della comunità queste strutture, si devono stipulare delle convenzioni con enti che possono essere pubblici, penso a grandi enti culturali, il Teatro Stabile, o anche enti privati. A Catania sono sorte tantissime cooperative culturali in questi anni che possono, con capacità di management approfondite, gestire queste risorse. Allora la nostra proposta è quella di affidare, di stipulare una convenzione per affidare questa struttura, per organizzare lì una grande stagione teatrale di concerti, di eventi culturali di altissimo livello, ma di assicurarne la fruizione anche e soprattutto alle numerose associazioni teatrali che popolano il nostro territorio, e di inserire nella convenzione anche un impegno che il privato, l'ente pubblico si deve assumere, quella cioè di istituire una scuola di teatro e un laboratorio di scenografia, in modo da dare l'opportunità a nostri giovani concittadini di imparare un mestiere che può essere utilizzato anche nell'organizzazione della più importante iniziativa turistica e culturale che è il carnevale. Noi siamo per mettere assieme virtuosamente l'esperienza del carnevale con le altre esperienze culturali. Vogliamo poi affidare ai giovani artisti mister bianchesi la cura e la gestione di alcuni spazi, la galleria civica che è abbandonata, la parte espositiva del centro di Serra. Vogliamo affidare ai giovani artisti alcuni dei parchi e delle zone pubbliche aperte della nostra comunità, perché realizzino lì delle sculture che possano abbellire, utilizzando magari del materiale di riciclo proveniente dalla raccolta differenziata. Le idee possono essere tantissime, ma noi vogliamo che questi giovani abbiano un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità collettiva della nostra comunità. Un paese senza cultura è un paese morto, e girando in queste settimane la prima cosa che mi chiedono, la prima cosa che mi dicono i cittadini è: mister Bianco è un paese morto, dobbiamo ravvivarlo, e lo possiamo fare a partire dalla cultura, perché la cultura è l'anima, come diceva Fina, di una comunità. E poi, lo dicevo poco fa a proposito del lavoro, noi abbiamo detto all'inizio della campagna elettorale, se c'è una promessa che facciamo, la promessa è questa, quella che noi manterremo anche al governo della città il metodo della partecipazione dei cittadini, che non è una promessa ideologica che facciamo, ma è una necessità, perché in un comune dove sono sempre più scarse le risorse economiche e una comunità con un territorio così vasto, così diviso, così disorganico, questa comunità ce la può fare solo se riesce a suscitare la partecipazione di tutti i cittadini. E allora noi siamo per estendere l'adozione delle piazze, dei parchi, dei luoghi di aggregazione, oltre che ai bambini e alle bambine anche ai comitati di quartiere, perché per il comune è diventato difficile, lo dobbiamo dire oggettivamente, curare un patrimonio immobiliare così ampio.
e che tra l'altro viene vandalizzato, per cui una delle chiavi che ci può consentire davvero di gestire, di rilanciare e di avere cura dei nostri beni comuni che con tanta fatica e con i soldi dei nostri cittadini sono stati realizzati in quest'anno è proprio questo approccio partecipativo che chiede la collaborazione dei cittadini, che chiede un ruolo attivo dei cittadini. E poi il bilancio sociale di cui parlava Mario è un punto programmatico che Mister Bianco Bene Comune ci ha posto e che noi acquisiamo in pieno, perché io per primo, per esperienza personale, 14 anni in consiglio comunale, devo ammettere che quello che dice Mario è vero. Quando ci presentano i bilanci sono una cozzaglia di numeri spesso illeggibili e indecifrabili. E allora non basta sapere al cittadino solamente quando si è speso, basta sapere, occorre che i cittadini sappiano quali erano gli obiettivi, quali risorse sono state utilizzate, dove si sono tolte quelle risorse, a favore di quale intervento, perché i cittadini possano esercitare quel controllo democratico che è l'unica garanzia possibile di trasparenza in una comunità davvero che vuole essere una casa di vetro e che vuole essere una comunità democratica. Io quando penso al nostro progetto, per Mister Bianco, mi viene in mente la città di Fedora, che Italo Calvino raccontava nelle città invisibili. Fedora, dice Italo Calvino, è una città di pietra grigia, con all'interno un palazzo dove in ogni stanza c'è una sfera e in ogni sfera un cittadino proietta l'immagine che lui ha della città, la città che vorrebbe, che è una città dei desideri. Allora è questo l'obiettivo che noi abbiamo, vorremmo che i desideri di ogni individuali, di ogni cittadino diventassero un sogno collettivo, perché solo se c'è un sogno collettivo si possono cambiare davvero le cose. Allora, oggi iniziamo questa campagna elettorale, andiamo avanti con forza, con determinazione, ma abbiamo bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, dobbiamo smuovere le coscienze in questo paese. Diceva Gramsci, e chiudo su questo, che ciò che succede non è tanto dovuto all'iniziativa di pochi che operano quanto all'indifferenza e all'assenteismo dei molti. E allora noi dobbiamo farci portavoce, dobbiamo suscitare una speranza, dobbiamo smuovere le coscienze. Abbiamo 40 giorni, in 40 giorni il sogno è possibile e il 6 e il 7 maggio possiamo riscattare questa comunità offesa da 10 anni di malgoverno e realizzare quel sogno per noi, per la nostra generazione, per i nostri figli, per Mister Bianco. Se non ora quando? Se non ora quando?